1, 2, 3. Start cleaning. Ciao ragazzi, siamo tornati dopo 2 mesi di stop ad aprire qualche pacco. Davvero interessanti i pacchi da vedere oggi, partendo da quelli più piccoli fino ad arrivare all'ultimo che è grosso e molto interessante. Quindi via la sigla e partiamo! Parcheggiamo! Ci rivediamo dopo ben 2 mesi, anzi forse di più, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Uno stop, ahimè, voluto ma anche obbligato, quindi ho rifiutato tutte le collaborazioni in questi 3 mesi proprio per prendermi un periodo di pausa e dedicarmi un po' alla famiglia e al nuovo lavoro che ho intrapreso da pochissimo. Adesso riniziamo, ripartiamo dal pacco più piccolo che è questo qui. Questo è un prodotto della Renzo Di Stefano che mi mandano perché mi è successo un piccolo problemino con il mio Di Stefano che avevo preso, che è questo qui, che avevo preso qualche mese fa, un piccolo problemino, una stupidata, e loro me l'hanno cambiato interamente. Questa molla è saltata e in tempo 24 ore, eccolo qui, nuovo di Trinca. Il video della recensione di questo ve lo lascio in descrizione. Il profumo di pelle è eccezionale e eccolo qua. E adesso tornerò ad utilizzare ancora questo fantastico portafoglio che mi ha dato grandi, grandi soddisfazioni. Quindi grazie alla Di Stefano. La differenza dell'uso che c'è da mesi è nuovo, è praticamente identico, la pelle si è scurita leggermente, ma è vera pelle, quindi è giusto che sia così, e ringrazio la Di Stefano proprio per il servizio eccezionale che ha fatto nei miei confronti mandandomi il prodotto nuovo. Qui vi ricordo il link in descrizione e partiamo con il prodotto più piccolino. Ho deciso di acquistare questo mini aspirapolvere per il mio camper. Faccio vedere il perché ho deciso di acquistarlo, e questo è il piccolo aspirapolvere mini tra e auto, decisamente grosso quanto una bottiglia. Si apre qui, qui dentro c'è il suo tasto, qui c'è la sua calamita, i filtri si possono togliere e lavare. La particolarità di questo prodotto, che è grosso quanto una bottiglia da 1,5 litri, molto pratico, leggero. All'interno della confezione c'è il suo caricabatterie USB, e questa era la particolarità, perché sul camper e pannelli solari questo mi è molto molto utile, e più un accessorio per andare a aspirare negli angoli. Quindi volevo farvelo vedere perché il prezzo è davvero irrisorio. Poi si prende, si chiude, si collega e lui funziona, che è una meraviglia. Tutti questi prodotti, il link in descrizione se vi interessa, costa una stupidata e il suo sporco lavoro lo fa la comunità del camper, lo carico con USB, pannelli solari e non consumi nulla. Quindi 2 li abbiamo visti, adesso andiamo a vedere quelli un po' più grandicelli. Tiriamo fuori il nostro taglierino, tac, e andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Questa è la mia prima collaborazione dopo questi 3 mesi che ho accettato. Mini aspirapolvere della Onitor. Su questo invece voglio farmi una recensione un po' più dedicata, come quello di prima, ma decisamente è un prodotto completamente differente. Questi, scatola degli accessori, libretto di istruzioni con la sua spazzolina, base, Allora, il prodotto è molto simile a quello di prima, ma come vedete è decisamente differente. La potenza è tanta, cacchio ragazzi, questo tira su, si può regolare la velocità. La sua base
E qui dentro filtro di ricambio, spazzola, precisissima spazzola, aspiratore e caricatore a 220. Poi in più, e questa è la parte sempre più interessante per noi camperisti, caricatore USB-C. Sganciamo, non ci sporchiamo neanche le mani per svuotarlo. Allora, velocità minima. Rimane attaccato? Molto bello. Lo piazzo in camper, lo testiamo ben bene, vi faccio un video dedicato a questo prodotto perché è davvero molto interessante, soprattutto per la sua potenza. E adesso andiamo ad aprire il pacco più grande, quello più interessante di tutti per la casa. E questo è l'ultimo robot della casa Onitur che mi vogliono far testare per voi e raccontarvi la mia esperienza. Tanta roba questo robot, io ho già utilizzato altri robot della Onitur, ancora a casa ne uso uno, e sono proprio curioso di capire la differenza tra il Q6 Pro e questo che è la versione Lite. Andiamo a vedere che cosa contiene la confezione, molto ben imballata. All'interno trovate, come sempre, la Onitur da un sacco di accessori, il libretto manuale, il manuale di utilizzo, caricatore, serbatoio per i liquidi, torniamo al telecomando, pile per il telecomando, importantissime, base di ricarica, mop per il lavaggio, filtro di ricambio, il suo motore. Questo è il suo robot. Dimensioni piccole, bianco, molto bello, con la sua protezione, molto bello anche questo colore bronzato. Sotto che cosa troviamo? La spazzola a V per raccogliere più polvere, ruote gommate per salvaguardare il pavimento, 1, 2, 3 e 4. Quindi ricambi anche per le spazzole, pennello di pulizia con il suo taglierino all'interno per andare a strappare i peli. Andiamo a togliere i due fermi di protezione dell'ammortizzatore. Nella spazzola c'è segnato destro e sinistro, quindi leggera pressione e va su, su. Prima cosa, come al solito, vaschetta sempre di un'ottima plastica, filtro all'interno, anche quei classici filtri per filtrare le particelle più piccole della polvere. Facile da togliere, da riporre, semplicissimo lo smontaggio, soltanto due leve, sempre la Onitur è molto attenta anche a questi dettagli. Ok, ruote gommate e ben ammortizzate. Allora, sensori 1, 2, 3, pin, rotella come sempre smontabile che si riempie di peli, tutta la parte anteriore con il sensore e il paraurti, il laser per la mappatura e i classici tasti che si illuminano per indicare che cosa sta facendo la mappa. Lo accendiamo. Welcome to Use Robot Vacuum Cleaner. Glad to serve you. The robot is ready. Start cleaning. Cleaning has start cleaning. Perfetto, adesso sta andando da solo, quindi fa tutto lui, si guarda attorno, vede dov'è e devo dire che è davvero silenzioso, mi sentite molto bene. Questa è la macchina, silenziosissimo. Ora, cioè, sarebbe da vedere l'app, ma quella andiamo a vedere quando faccio l'installazione. È partito, delicato, attenzione ai cavi. Con questo vi voglio salutare, vi invito a mettere un bel like al video come fate sempre e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo fra qualche giorno con la recensione di questo prodotto, la recensione dell'aspirapolvere. Tanta roba!